Bene. Parlavamo e accennavamo al binge drinking, cioè questo fenomeno, questo termine che viene utilizzato per definire un eccesso alcolico, una sorta di bulimia del consumo di alcol a cui una grossa fetta di giovani ha confessato di avervi fatto ricorso 3 o più volte, pensate, nell'ultimo mese. È uno dei dati più allarmanti a livello europeo, è una abitudine inquietante che riguarda centinaia di migliaia di giovani. Sotto accusa ci sono gli stili di vita, la società, le discoteche, la pubblicità, la famiglia, un po' tutti i fenomeni e tutti gli aspetti che interessano la vita di ognuno di noi. Nessuno è risparmiato. Ne parleremo con i nostri ospiti che rappresentano un po' il mondo dei protagonisti di questo evento, di questo fenomeno. Il senatore Giuliano Barbolini dei DS, buonasera senatore. È membro della Commissione Finanze e Tesoro ed è firmatario di un disegno di legge proprio sulle discoteche. Accanto a lui c'è Pier Francesco Grasselli, è uno scrittore, autore di un libro incentrato proprio sulle stragi del sabato sera. Uno dei suoi libri si intitola All'inferno ci va ad imporsi, e poi dopo sentiremo che cosa ci dice, che cosa ci racconta in questo libro. Pier Francesco Grasselli ha vissuto giovane, lui a sua volta ha vissuto tanto con i giovani, ha scritto questo romanzo, non so se abbiamo qui una copia del libro, All'inferno ci va ad imporsi, non so se la telecamera può inquadrarlo, che insomma già dal titolo è piuttosto forte, e questo racconta quello che succede nel mondo dei giovani, nel mondo della notte. Esatto, io di questi temi ho fatto materia poi per 2 romanzi, che questo e il precedente, che si chiama L'ultimo Cuba Libre, e diciamo che comunque sì, è un problema che c'è e riguarda volenti o nolenti il mondo della notte, lo riguarda strettamente. Mi è venuta in mente una frase che è secondo me emblematica di questo fenomeno ed è che ho sentito poi in varie versioni su un sacco di ragazzi, così mi sono venuti a dire cose tipo io se non bevo fino a che non mi cascano le braccia non mi diverto. Ecco, questo secondo me rappresenta bene il problema. Alla fine molti ragazzi purtroppo hanno perso la capacità di divertirsi senza gli stimoli dell'alcol, come che può essere della droga e di altri o del sesso, eccetera. Di qui la sua passione e poi la ricerca dell'estremo. Perché alla fine io credo che poi nel mondo di oggi, dove spesso i ragazzi sperimentano tutto troppo presto, perché comunque dall'avvento di internet, per tutta una serie di fattori, abbiamo raggiunto una velocità proprio nel fare esperienze, specie per i ragazzi, che è strabiliante rispetto alle giovani generazioni, secondo me. Diventa anarchia, senz'altro. E di conseguenza il ragazzo cosa fa? Una volta che si assuefa a un certo tipo di stimolo è costretto ad andare a cercarne sempre più forti per poi darsi una scossa. Comunque questo vale per l'alcol come può valere per altri fattori. Quello che penso mi convince io delle vostre analisi, scusatemi, ma è proprio la responsabilità della famiglia. Cioè, voglio dire, sicuramente per gli stili di vita, per gli esempi, per l'educazione, per tutta una serie di cose, la famiglia ha il suo ruolo, ha i suoi doveri, i suoi compiti e forse le sue responsabilità. Riguardo la famiglia, viviamo in un'epoca in cui le famiglie sono a rischio, moltissime sono allo sfascio, genitori che si separano, è un continuo, molto più che nel passato. Di conseguenza i punti di riferimento anche cedono un pochettino. E questi giovani sono molto più vulnerabili a questa serie di pericoli. Le vostre riflessioni sicuramente hanno sollecitato delle reazioni anche da parte degli nostri ospiti. Vi chiedo solo di pazientare, perché il libro precedente All'inferno ci vado in Porsche si intitolava L'ultimo Cuba Libre, e L'ultimo Cuba Libre è il titolo di un brano che è stato realizzato dal gruppo degli Errore 404. Io invito Marco Gherpelli a salire con noi sul palco. Ciao Marco, buonasera. Marco Gherpelli, meglio conosciuto come Gherpo, se non sbaglio, è la voce di questo gruppo. Il brano che loro hanno realizzato si intitola proprio L'ultimo Cuba Libre ed è dedicato all'alcol, al consumo e all'abuso dell'alcol. Prego Marco.
sera, quali sostanze assumerai per cena? Il ghiaccio serve a diluirti appena, se quel che bevi è nitroglicerina. Un giorno esploderai, non te ne accorgerai. Storta, si specchia e si sporca, la gente è già pronta per l'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, ho un vizio da perdere, l'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, prometto che smetterò, l'ultimo Cuba Libre. In quale stato ti vedrò stasera? Sei già il riflesso di una birra media. Ti piace spendere le belle macchine, entrare in lista, avere donne al tavolo. La gente è già storta, si specchia e si sporca, la gente è già pronta per l'ultimo Cuba Libre. L'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, ho un vizio da perdere. L'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, prometto che smetterò. L'ultimo Cuba Libre, un giorno esploderai, non te ne accorgerai, e più ne prendi e più lo scoppio meno. La gente è già storta, si specchia e si sporca, la gente è già pronta per l'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, ho un vizio da perdere, l'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, prometto che smetterò, l'ultimo Cuba Libre. L'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, ho un vizio da perdere. L'ultimo Cuba Libre, l'ultimo Cuba Libre, già l'ultimo Cuba Libre, prometto che smetterò. L'ultimo Cuba Libre. Grazie.